Erano in tanti i cittadini umbertidesi che questa mattina si sono stretti intorno ai familiari di Donato Fezzuoio, il giovane carabiniere scelto che il 30 gennaio di 10 anni fa perse la vita nel tentativo di sventare una rapina. Le due corone del comune di Umbertide del Comando Provinciale dei Carabinieri di Perugia sono state poste in via Andreani ai piedi della targa che ricorda la medaglia d'oro al valore militare. Durante la cerimonia erano presenti le più alte cariche, militari e civili, la moglie di Donato, Emanuela Becchetti, e il piccolo Michele, che all'epoca della tragedia aveva appena 6 mesi e che porterà per sempre il ricordo di un papà eroe che non si è tirato indietro di fronte al pericolo. E quel pericolo costò la vita al giovane carabiniere in quel tragico giorno quando un comando armato fece irruzione nella filiale di Umbertide del Monte dei Paschi di Siena, dove allertati dal nucleo radiomobile di Città di Castello, Fezzuoio ed un collega erano giunti tempestivamente. Di lì a poco il conflitto a fuoco, quel colpo di Kalashnikov che fu fatale al giovane carabiniere. Alla cerimonia civile con il picchetto militare è seguita poi quella religiosa nella chiesa di Cristo Risorto con la Santa Messa officiata dal vescovo della diocesi di Gubbio, Mario Ceccobelli. In prima fila ad assistere alla funzione il sindaco Marco Locchi, il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri Tullio Del Sette e il comandante di brigata Francesco Benedetto, la moglie di Fezzuoio Emanuele e il figlio Michele, che per tutta la commemorazione ha indossato la medaglia d'oro al valore militare consegnata dal Presidente della Repubblica Napolitano in memoria del carabiniere ucciso. Il 2016 ricorre il 10° anniversario di quel tragico evento in cui perse la vita Donato Fezzuoio, un evento che ovviamente sconvolse anche la cittadinanza umbertidese. Sì, un evento che sconvolse, come dire, la tranquillità di una cittadina quale Umbertide 10 anni fa, e che oggi viene ricordato però con immutato affetto e con immutata passione appunto nei confronti di questo carabiniere, di Donato, che appunto sprezzante del pericolo riuscì, diciamo, in qualche modo di rendere vano il tentativo di rapina al Monte dei Paschi. Oggi è sicuramente anche un giorno per ricordare il servizio di tutti coloro che lavorano per le forze dell'ordine, che ogni giorno rischiano la loro vita. Un ringraziamento particolare va all'Arma dei Carabinieri, a tutti coloro, alle forze dell'ordine che appunto quotidianamente mettono a repentaglio la loro vita per tutelare la difesa dei cittadini e la dignità anche appunto del paese stesso. Quindi un ringraziamento veramente di cuore a tutte queste forze dell'ordine.